Allora, siamo con Lino Prezioso, consulente tecnico della nuova società Arap Servizi, che ha assorbito il CONIV, l'agenzia, l'ente che si occupa della depurazione delle acque sul nostro territorio. E, ingegner Prezioso, come cambia, cosa cambia con questo passaggio di mano? E, ma soprattutto, verranno mantenuti gli stessi standard qualitativi che erano del CONIV e che lo distinguevano sul territorio? Sì, io mi sento di dire che così come c'è stato l'impegno da parte del commissario di trasferire il modello CONIV anche nelle altre strutture pubbliche del consorzio, quindi di ARAP, far vedere gli obiettivi che noi fino ad oggi abbiamo raggiunto significa presentare un modello, ma è un punto di partenza. Quindi noi partiamo da questi livelli, li vogliamo trasferire, ma puntiamo anche alla continuazione, all'accrescimento dei livelli, perché c'è tanto da lavorare sicuramente. CONIV dal 1 aprile si è trasformata in Arap Servizi. Dopo quasi 30 anni di lavoro questa società si è trasformata. Cosa cambia per il territorio? Credo e spero nulla, anzi partiamo dagli obiettivi che sono stati raggiunti da CONIV per implementare un sistema da estendere anche alle altre strutture di Arap, ma con la intenzione di migliorare in continuazione. Giampiero Leombroni, il commissario dell'ARAP, ha parlato di voler concentrare in ARAP tutto il sistema di depurazione delle acque al fine di ottimizzare i servizi, affermando che così si potrà efficacemente lavorare per l'ambiente. Le acque, grazie ai vostri laboratori, sono attentamente monitorate. Quanto è importante questo lavoro di monitoraggio e di attenzione al territorio? Ma secondo noi è fondamentale, perché ne abbiamo la responsabilità e la nostra prima preoccupazione è proprio questa, cioè garantire la erogazione di acqua da destinare al consumo umano nel rispetto di tutti i requisiti di legge. E garantire altresì la fornitura di acqua per uso industriale, perché sappiamo bene che l'acqua industriale per le aziende che sono insediate nell'agglomerato qui di San Salvo è fondamentale continuare a poter lavorare. E quindi parliamo di Pilkington, parliamo di Denso e parliamo di tutte le altre strutture che utilizzano la nostra acqua industriale. Le acque provenienti dai vostri impianti garantiscono il lavoro di aziende come la Pilkington, appunto come lei ci diceva, che chiede investimenti e continuità soprattutto nei servizi. Quali sono gli investimenti che si intendono fare nel prossimo futuro per quanto riguarda la depurazione? Ma così come ha riferito il commissario Leombroni, noi siamo pronti a continuare il potenziamento degli impianti proprio nell'ottica di garantire un sempre migliore servizio. Questa è da dire che è una macchina che si sta mettendo in moto nuovamente con una dimensione diversa. Ecco, quindi questo primo periodo è un periodo di taratura del sistema per poi attivarsi con il potenziamento. Per quanto riguarda le risorse economiche e finanziarie, questo in accordo con la Regione si pianificheranno di volta in volta. L'Arap Servizi, già CONIV, è una realtà importante che ha garantito in questi ultimi anni la depurazione delle acque potabili e l'approvvigionamento di quelle industriali. È una realtà virtuosa con un bilancio in attivo, unico ente produttivo dell'ex consorzio industriale. Ce ne parla Davide Busacca, capo dell'impianto sito in Piana di Sant'Angelo, che ci spiega come avviene la depurazione delle acque provenienti dallo sbarramento di San Giovanni Lipioni. Allora, questo è il pozzetto d'ingresso dell'impianto trattamento acque, dove arriva l'acqua grezza del fiume Trigno direttamente dallo sbarramento di San Giovanni Lipione, gestito dal Consorzio di Bonifica Sud. Abbiamo, oltre al misuratore di portata, abbiamo quattro sonde di controllo per il pH, la temperatura, l'ossigeno disciolto nell'acqua e il parametro che ci interessa maggiormente per il trattamento, la torbidità dell'acqua.
prima vasca, chiamata il predecantatore, avviene la prima decantazione dell'acqua grezza, a cui andiamo ad aggiungere una poliammina ad uso alimentare diluita con acqua per favorire un po' il processo di decantazione. I fanghi prodotti in questa vasca vengono raccolti, trasferiti nell'ispessitore e successivamente verranno trattati, essiccati e smaltiti come rifiuto in discarica. Rifiuto non pericoloso, naturalmente. La predecantazione comincia a essere già. La denominata circulator, dove avviene il secondo tipo di decantazione, quella un po' più spinta chimicamente. Infatti, fra i due passaggi andiamo ad aggiungere del policloruro di alluminio per favorire la decantazione del fango e la creazione dei fiocchi per aiutare appunto la decantazione. Inoltre, sempre prima di questa vasca, andiamo ad aggiungere dell'acido peracetico per dare una prima disinfezione all'acqua grezza, che poi andremo a trattare come acqua industriale e acqua destinata al consumo umano. Per le situazioni di emergenza, quando non possiamo trattare per vari motivi l'acqua del fiume. Sono 44.000 metri cubi di acqua, a questo punto si può ritenere già acqua industriale, che però in ogni caso può essere tranquillamente trattata e diventare acqua destinata al consumo umano, dandoci un margine operativo di almeno un paio di giorni in alta stagione. Allora, in questa vasca è presente a questo punto l'acqua industriale, che è sia a servizio della zona industriale che della Pilkington. A quell'altezza viene captata l'acqua da trattare come destinata al consumo umano. Viene trattata con una batteria di filtri, di tre filtri, il primo filtro a quarzite e poi due filtri a carbone attivo. Poi passa attraverso dei reattori con delle lampade a ultravioletti e viene distribuita ed è pronta, dopo un trattamento con biossido di cloro, è pronta ad essere distribuita come acqua destinata al consumo umano.